Quali sono i business di Galactica e gli utenti cosa chiedono? Ne parliamo con il direttore marketing Paolo Pelloni. Ma il business di Galactica è internet innanzitutto. Siamo nati con internet, siamo stati i primi nel 1993, ci siamo evoluti. Oggi è forse quello di abilitatori. Quello che intendo dire è rendere fruibile la tecnologia internet al nostro parco clienti, fatto di privati ma soprattutto di piccole e medie imprese. Veniamo subito ai servizi offerti da Galactica. Galactica offre un portafoglio servizi molto ampio, dalla connessione, che è la base per tutto, una connessione di qualità in varie forme e modalità, a servizi a valore aggiunto, quale siti web, business to business, reti private virtuali, negozi di e-commerce e quant'altro, tutta quella serie di sigle strane che spesso si sentono in questo mondo. Galactica, oltre ad essere stato il primo internet service provider, ha offerto per prima al grande pubblico la DSL, i collegamenti ad alta velocità. Che cosa può dirci? Ma la DSL è una tecnologia molto interessante, è una modalità che permette di trasmettere grandi quantità di dati, quindi di informazioni, sulle normali cavi telefonici. Quindi i vantaggi sono subito due. Uno, sfruttando la rete telefonica esistente si riesce ad arrivare in quasi tutte le case o in quasi tutte le aziende d'Italia. E in secondo luogo l'alta velocità è la base su cui in futuro costruiremo tutti i servizi business to business, da call center virtuali piuttosto che multimedialità o negozi di e-commerce che saranno sempre più appariscenti e accattivanti per il consumatore o per le applicazioni di business to business in cui le aziende scambiano dati vitali. L'ultimo servizio offerto da Galactica in ordine di tempo è stato il flat rate. Che cos'è? È il nostro fiore all'occhiello. Siamo stati i primi in Europa a lanciare questa modalità di accesso ad internet senza costi telefonici. Tutti sappiamo che uno dei grossi problemi in Europa per la penetrazione di internet è stato il fatto che il sistema telefonico non era premiante sul tempo, si pagava a durata di connessione, quindi questo ovviamente non invoglia, diventando un costo, a utilizzare internet in maniera continuativa. Oggi, grazie a Galactica, che ha dato la possibilità di collegarsi senza più preoccuparsi della lunghezza del tempo di collegamento, le aziende possono rimanere molto più tempo in internet, scambiarsi molti più dati, fare molte più cose, e così i loro clienti, peraltro, e quindi cambia soprattutto l'approccio mentale, forse questo è l'aspetto più importante. L'email può diventare un sostituto del telefono, perché è sempre lì 24 ore su 24, e fra non molto vedremo un po' come nei film il suono, solo che anziché essere un trillo di un telefono sarà un'email o un messaggio che è arrivato. Un suo giudizio sul mercato di internet. Tutte le classifiche continuano a ripetere che l'Italia è fanalino di coda. E allora? Ma è vero, l'Italia è fanalino di coda, anche se questo dato secondo me va interpretato. L'Italia è anche uno di quelli che ha il più basso tasso di penetrazione di PC. Se noi guardassimo il numero di clienti internet per PC, non siamo così indietro agli altri, che ci mancano forse i terminali di accesso. Del resto oggi il 99,9% credo degli accessi ad internet avviene da un personal computer. In futuro quello che vedremo è probabilmente molta mobilità. Noi stiamo lavorando molto sulla mobilità e anche la nostra connessione flat rate, ad esempio, uno dei vantaggi che ha sui concorrenti è quello di essere mobile, per così dire. L'arrivo di nuovi terminali, sicuramente i telefonini, se ne parla molto, piuttosto che altri dispositivi, aumenterà la penetrazione di internet in Italia, e poi noi siamo famosi per magari partire piano ma poi fare il sorpasso in curva velocemente. Basta guardare la telefonia mobile, dove penso che siamo sicuramente il più grosso mercato pro capite e comunque in assoluto uno dei mercati più interessanti al mondo e più dinamici. Siamo per entrare nel CED, il cuore tecnologico di Galactica. È qui che vengono gestiti tutti i collegamenti ad internet. Vediamo come funziona.